gli animali. E oggi scopriremo un animale da record. Allora, vi va di aiutarmi a trovarlo? Tudus ci darà una mano. Coraggio, amici! Diciamo insieme... Oh, Tudus! Oggi dobbiamo trovare l'animale da record più lento. Bene! Sapete qual è l'animale che si muove più lentamente di tutti? La tartaruga? La chiocciola? Per trovare l'animale da record, ehi, Tudus! Vediamo un po' qual è lo strumentopolo misterioso di oggi. Diciamo insieme, strumentopolo misterioso! Un campo da calcio! Secondo voi può aiutarci? Certo che sì! Vediamo quanto tempo impiegano gli animali ad andare da una parte all'altra del campo da calcio! Pronti? Via! Il bradipo impiega un'ora, la tartaruga ne impiega due, e infine la chiocciola impiega 14 ore. Qual è il più lento? Ma certo, è la chiocciola! Grandioso! La chiocciola è così lenta perché deve trasportare il suo guscio, nel quale si rifugia come in una casa. Voi lo sapevate che la chiocciola in autunno sceglie un posto riparato e va in letargo? Ora abbiamo preparato un regalo per la nostra amica. Guardate! Ombrellone. La chiocciola è un animale molto delicato e soffre se i raggi del sole sono troppo forti. Con un ombrellone si potrà riparare anche nelle ore più calde. Ottimo lavoro! Abbiamo trovato un animale da record! Bravi! Continuate a giocare insieme a noi! Scopriremo ancora tante curiosità sui nostri amici animali! Ciao! Ci vediamo presto! Dove la magia ha inizio.